Nella Valle di Lanzo trovate ancora la montagna come una volta, se volete. Trovate dei valloni e delle zone dove non incontrate anima viva, ci siete solo voi, sono tutti per voi. Trovate una varietà di ambienti e di paesaggi che ve lo posso assicurare a pochi riscontri, non solo sulle Alpi ma sulle montagne in generale. Trovate della gente un po' rustica ma calorosa e che quando vi dà l'amicizia è per sempre. La fucina alla Nueva di Mezzenire, l'unico posto di queste valli dove si fanno ancora dei chiodi in ferro battuto a mano. Una vecchia tradizione lunga oltre 7 secoli. Quella che vediamo alle nostre spalle è una delle circa 100 fucine che erano attive un tempo sul territorio di Mezzenire. Si può dire che non ci fosse borgata, per quanto piccola fosse, che non avesse una fucina, una o più fucine, in cui da 4 fino anche a 16 chiodaioli svolgevano questa attività per tutto l'anno, si può dire, con brevissimi intervalli, che consentiva loro di riuscire a sopravvivere in paese senza dover ricorrere alla necessità di emigrare. E questo per circa 700 anni, perché già nel 200 le prime notizie che abbiamo sul paese citano la presenza di fucine. E gli ultimi chiodaioli hanno operato in maniera continuativa fino agli anni 60 del secolo scorso. Successivamente, dopo un periodo di interruzione, un gruppo di volenterosi ha ripreso questa attività, riuscendo ancora a imparare dagli ultimi chiodaioli rimasti in attività a loro tempo i segreti di quest'arte. Arte che era tutt'altro che semplice, oltre che molto faticosa e impegnativa, tant'è che alcune tipologie di chiodi erano prodotte solo da pochissimi specialisti, che erano rinomati e che godevano veramente di un prestigio notevole. Alle spalle vediamo anche le montagne da cui veniva estratto il ferro che veniva successivamente fuso nei forni fusori che si trovavano presso la stura e successivamente lavorato appunto nelle fucine. Tutto questo è durato fino agli anni 60 del 1900. Poi pian piano, a causa della concorrenza dei chiodi fatti a macchina, è andato scomparendo. Noi abbiamo voluto riprendere questa antica attività che è del nostro patrimonio e l'abbiamo riportata alla luce. Ci siamo accorti che ci mancava qualcosa, ci mancava il rumore che faceva il martello sull'incudine, ci mancavano le riunioni a volte anche gioiose, a volte anche scherzose, a volte anche un po' più litigiose dei chiodaioli, e abbiamo capito che era importante per noi, per il nostro passato e anche per il nostro futuro, cercare di recuperare qualcosa che non ci facesse dimenticare questa attività.